ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella raga, qua è Savix che vi parla e benvenuto per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Come avete visto dal video precedente, oggi aggiornamento a sorpresa e Rockstar ha messo la modifica a quest'auto, alla Sentinel. Quindi non ci incischiamo, ragazzi, e andiamo subito da Benny e andiamo a vedere come possiamo conciare questa auto, ragazzi. Allora ragazzi, vi velocizzerò tutta la preparazione dell'auto perché sennò diventiamo vecchi con la barba e sinceramente non ve ne fregherebbe neanche niente. Quindi intanto vi faccio vedere che ci sono alcune modifiche nuove, ci sono alcune cosine nuove su questo body kit. Se guardate bene mentre modifico effettivamente le griglie, paraurti non sono brutte, però raga, cioè alla fine un milione lo andiamo a spendere. Questo perché la modifica in sé già costa 665.000, una cosa del genere. Mi sono dimenticato appena l'ho startata di farvelo vedere. Comunque sia, il prezzo è quello, è intorno ai 650, ragazzi. E più tutte le modifiche, un milione quasi lo spendiamo. Ne vale la pena? Non lo so, questo lo lascio decidere a voi, perché questo veicolo non è che sia così un gran veicolo. È bello, è da collezione, è un M3 vecchio, ragazzi, e io l'ho fatto anche con questa livrea proprio per ricordare quei colori. Chi lo sa lo capisce. Quindi che dire, raga. Alla fine il veicolo si propone in questa maniera, è veramente carino, perché non posso dire che è brutto, ragazzi, ma sinceramente potevano fare spendere intorno ai 400 magari il body kit con tutte le modifiche, magari intorno ai 600, e ci stava. Comunque sia, non è un veicolo nuovo, è un veicolo vecchio che ci stanno riproponendo per non aggiungere niente, perché Rockstar ci sta caccando il cazzo che non ci sta dando niente, non ci sta ascoltando né a noi e né a nessuno, pensano solo ai cazzi loro. Quindi a questo punto andiamo a fare un piccolo test e vediamo come si comporta in strada. Ha un'accelerazione da far paura, va veramente bene in accelerazione, quindi suppongo che si potrebbe usare in gare di accelerazione che non esistono purtroppo su GTA, perché appena facciamo una curva, mentre andiamo forte, la macchina inizia a girarsi e fare i cazzi suoi. Ciò cosa vuol dire? Che se andremo magari a mettere, che io non l'ho messo perché mi stanno sulle balle tantissimo le ruote, quelle antiaderenti, ragazzi, cosa succede? Che la macchina non sta sull'asfalto, praticamente slittera di continuo, e per chi è amante del drifting e vuole divertirsi a driftare, ragazzi, questa macchina secondo me va benissimo. Per quello vi ho detto, vi lascio a voi decidere se ne vale la pena spendere o no i soldi per questo veicolo. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Se è stato così, mettete un like, non vi costa niente, e alla prossima. Spada bam.